Guarda, adesso la strategia principale è far capire a tutti che tutti devono manifestare, intanto pacificamente, e non essere scoraggiati, ma rendiamoci conto che l'obiettivo, secondo me, è vicino e dobbiamo stare più uniti possibili. L'unica strategia da adottare è cancellare qualsiasi tipo di protagonismo, rendersi conto che tutti vogliono, quelli che manifestano, arrivare allo stesso obiettivo e rendersi conto che a volte magari è più importante fare un passo indietro per non fare il protagonista che andare a dividere o a distruggere i vari gruppi in giro per l'Italia. L'importante è andare avanti e essere convinti e determinati. Ti ripeto, l'altro giorno all'inizio ero deluso e triste in quel momento lì, ma la mia determinazione si è moltiplicata per 100. Anzi, io sono a disposizione e faremo mille modi, qualsiasi cosa. Io stamattina logicamente ho dovuto stare con l'avvocato, mettere a posto certe cose, perché logicamente non è che mi è arrivata sta sorta di daspo e me ne starò zitto. E quindi adesso l'avvocato farà ricorso, come abbiamo capito, e andremo avanti, ma tutti uniti, nessuna divisione. E se sentite parlare di divisioni, informatevi e capite, andate fino in fondo, non fermiamoci alla prima chiacchiera che sentiamo e andiamo avanti, perché le chiacchiere, secondo me, sono messe apposta da chi vuole provare a sfaldare, da chi si sta rendendo conto che invece il popolo si sta unendo e si sta unendo per i propri diritti, per la propria libertà. E questa è una cosa meravigliosa.